Assessore, un riconoscimento importante per la città di Rimini, un comune che già da diversi anni sta investendo molto sulla mobilità lenta. Sì, assolutamente, è un riconoscimento molto importante, siamo anche fieri di aver ospitato oggi qui a Rimini proprio questo evento con cui FIAB, l'Associazione degli Amici delle Biciclette Nazionale, ha consegnato i premi a diversi comuni italiani che si stanno mettendo in gioco sulla mobilità ciclabile. Noi abbiamo avuto 4 smile, 4 sorrisi, quindi è un riconoscimento importante per il lavoro che è stato fatto e si sta facendo per promuovere la mobilità ciclabile nel nostro territorio, ma come anche loro hanno voluto sottolineare, le sfide sono tante. Dobbiamo sempre migliorarci, insomma, siamo molto contenti del risultato, ma chiaramente dobbiamo proseguire e migliorare in questa direzione. Quali le prossime tappe, quali i prossimi step da parte dell'amministrazione comunale in questa direzione? Certo, beh, intanto siamo qua oggi all'interno di quello che sarà la nuova velostazione riminese, quindi Rimini si doterà anche lei di un posto dove poter custodire e noleggiare biciclette proprio nei pressi della stazione. Questo penso che sia, come ho avuto più volte modo di dire, un progetto veramente di rigenerazione urbana a 360 gradi, ma oltre a questo ci sono finanziamenti importanti che stanno arrivando, è la notizia di ieri, che nel complesso già l'anno prossimo circa 2 milioni e mezzo di euro saranno investiti in progetti, in investimenti sulle piste ciclabili, sui percorsi pedonali sicuri, e questo insomma mi sembra che è un segnale molto importante all'interno del bilancio comunale. Poi c'è chiaramente tutto i progetti che stiamo portando avanti anche di rigenerazione urbana sul nostro lungomare, il Parco del Mare in realtà è un progetto principe in questo senso, perché si parla di rendere pedonale ciclabile 15 km della nostra costa e di fare in modo che tutti si possa spostare a piedi, in bicicletta facilmente e con piacere sul nostro litorale.